Ciao Pet Comics, parliamo oggi di un evento, un crossover Marvel che dalle premesse avrebbe potuto essere qualcosa di davvero interessante, davvero innovativo, davvero appagante, ma che poi alla fine ha un po' deluso le aspettative. Credo sia oggettivo definire Axis, Avengers and X-Men come un parziale fallimento per la casa delle idee. In un periodo storico, in termini di continuity, in termini editoriali, molto proficuo invece. Stiamo parlando appunto del primo Marvel Now e dell'All New Marvel Now, un'epoca che sapete che alla quale sono molto affezionato. Una necessaria premessa: questo è l'omnibus, ovviamente, che raccoglie integralmente la miniserie composta da 9 numeri e suddivisa in 3 atti. Che è sceneggiata e scritta da Rick Remender. Ora, una doverosa premessa: Rick Remender, ne parliamo spesso, abbiamo parlato dei suoi incredibili Avengers, dobbiamo coprire ancora il sesto e ultimo volume della prima serie, parliamo delle sue serie extra Marvel, ossia Deadly Class, Black Science, e sapete come a me piace molto, mi piace moltissimo Remender, però devo anche constatare come lui non lo conosco, ma da ciò che ho potuto leggere, anche da ciò che ho potuto sentire, per esempio nell'intervista a una Lucca di un paio di anni fa all'artista Umberto Ramos, è evidente che questo scrittore non è assolutamente un tipetto facile, ha un carattere molto focoso, è molto ribelle, è un po' punk, non deve essere una persona gradevolissima, è facilissima da relazionarcisi in sostanza. Non ha in ambito Marvel ha fatto quasi sempre molto bene, non ha fatto benissimo sul Capitan America, però sapete che Incredibili Avengers a me è piaciuta tantissimo, fino appunto al sesto volume, che poi apre la nuova serie che è direttamente precedente Secret Wars, che in realtà non mantiene le aspettative, e ancora di più mi è piaciuta la sua X-Force, precedente al Marvel Now. Remender, a seguito di Axis, proprio a seguito di ciò che avviene nella realizzazione di questo progetto, crea una frattura abbastanza brusca, abbastanza insanabile con la Marvel, che poi lascia definitivamente. Adesso Remender non collabora più con la Marvel, fa solo i suoi progetti Image. Ha creato problemi anche perché sarebbe dovuto essere il nuovo sceneggiatore di Extraordinary X-Men. Lasciando poi il compito a Jeff Lemire, ha creato un po' di problemi, ha creato un po' di problemi, oggettivamente. Non so, in queste cose, quando si creano questi contrasti, ci sono sempre responsabilità da una parte e dall'altra, però ha creato problemi. E i problemi si vedono tutti in questa storia. Il progetto doveva essere semplicemente una saga in continuity nell'ambito della serie Incredibili Avengers. In realtà, a quanto pare, la Marvel ha voluto farne qualcosa di più grande, creare un vero e proprio evento. La cosa non è piaciuta a Remender, che evidentemente non ha saputo gestirla al meglio. Per comprendere bene, pienamente, Axis, bisogna aver letto Incredibili Avengers, ovviamente, però provo un pochino a riassumervelo. Nel primo arco narrativo di Incredibili Avengers, Uncanny Avengers in originale, il Teschio Rosso ruba il cervello del defunto Charles Xavier e lo impianta dentro se stesso. Xavier era morto a sua volta in AVX, Avengers contro X-Men. E con i poteri telepatici fortissimi di Xavier va ad alterare, va a creare una bomba di follia, a instillare telepaticamente l'odio nelle persone che si scatenano la parte, il loro lato oscuro, la parte peggiore di sé, per creare scompiglio. Con la squadra Unione, voluta dal Capitan America Steve Rogers e composta rispettivamente sia da Vendicatori che da Mutanti, da X-Men, gli si oppone e apparentemente vince. Salvo poi che più tardi, dopo che gli Avengers hanno affrontato, Squadra Unione ha affrontato i gemelli di Apocalisse, ha viaggiato in un'altra realtà, e la Controterra, eccetera, eccetera, la Controterra arriverà dopo, il Teschio Rosso ritorna ancora più forte, ancora più scatenato che mai, e inizia a segregare i mutanti, a creare un quarto Reich, in cui al posto degli ebrei ci sono i mutanti, ci sono le minoranze, quelle che devono essere segregate, quelle che devono essere sterminate.
Ovviamente gli eroi, gli Avengers e gli X-Men insieme gli si oppongono, salvo poi che viene svelato come il Teschio Rosso abbia un'arma segreta, viene ucciso da un Magneto che è un po' troppo, diciamo, irruento e si trasforma in una nuova versione di Onslaught, Onslaught nemico storico, super villain storico della Marvel degli anni 90, che a sua volta cambia la realtà, complice anche alcune azioni degli eroi non proprio, diciamo, un po' sconsiderate, ecco, come Scarlet, non nuova a queste uscite, che creano quella che viene definita come inversione. Tutti i personaggi che si trovano nelle vicinanze, che si trovano limitrofi all'esplosione di quest'arma sostanzialmente, che è molto un Deus ex machina, è molto pretestuosa, ma ci sta in queste storie, lo sapete bene, subiscono questa inversione. Che cosa significa? Che gli eroi diventano cattivi, viene scatenata la parte oscura di ogni eroe e i cattivi diventano buoni. Questa è l'inversione, quindi ci troviamo in una realtà nella quale tutto si è rovesciato. A difendere il bene, gli innocenti, a cercare di salvare la situazione, troviamo dei cattivi, come per esempio Carnage. E invece a compiere malefatte troviamo dei buoni, come Thor che va a rapinare delle banche. Quindi è una situazione assurda, una situazione caotica. E proprio in questo momento Remender avrebbe dovuto metterci del suo, avrebbe dovuto trovare il modo per rendere questa storia credibile e coerente e poi ovviamente riportare tutto allo status quo, perché sapete che sostanzialmente questi grandi eventi poi cambiano tutto per non cambiare niente con le dovute eccezioni. Purtroppo però, nonostante, ripeto, premesse molto interessanti e potenzialità altissime e anche un team di artisti con gli attributi coinvolti in questo progetto, parliamo di Adam Kubert, parliamo di Lenil Francis Yu, parliamo di Jim Cheung, parliamo di Terry Dodson, quindi quattro disegnatori incredibili, ognuno con il suo stile. Purtroppo la storia poi progressivamente si perde, sembra proprio come se Remender si sia scocciato e abbia lasciato, non si sia impegnato, abbia fatto sì che la storia andasse quasi da sé e quindi se nel primo atto Axis è molto interessante, già dal secondo comincia un po' a crollare su se stessa e poi il finale non è ovviamente appagante. Resta comunque un tassello importante della continuity Marvel e io sono sempre per chi è interessato a seguire tutta la continuity, per chi come me ha piacere nel seguire in maniera cronologica le avventure di questi personaggi, è comunque un capitolo importante. Non è sicuramente il progetto Marvel più riuscito degli ultimi tempi, questo è un dato di fatto. Non, ripeto, mi viene più da credere, per quanto ami Remender, che sia più farina del suo sacco questo parziale fallimento, piuttosto che della Marvel, che semplicemente, come una grande azienda quale è, ha voluto implementare e potenziare al massimo un progetto per remunerare, per vendere di più. Ragazzi, sono aziende, devono fare questo. Se non fanno questo, c'è qualcosa di sbagliato. E appunto i disegni abbiamo disegnatori incredibili che conoscete, di cui abbiamo già parlato, quindi non mi sto a dilungare. In particolare qui brilla, come sempre, quando è coinvolto, non disegna tanto purtroppo, Jim Cheung, e quando c'è lui è un piacere per gli occhi, cioè, lo considero uno dei disegnatori più eleganti e più abili del comicdom americano. Adesso è passato in DC Comics, peraltro disegnerà la nuova Justice League, scritta dal mio amico Scott Snyder, e vedremo cosa farà lì. Ripeto, grandissimi disegni, storia che parte bene e poi si perde, non c'è altro da dire, bisogna essere anche oggettivi. Marvel Omnibus Axis, ciao Bad Comics.